Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti per i nuovi iscritti. Io sono Veronica e come state? Come state trascorrendo questo periodo un po' difficile per tutti? Noi siamo a casa e scusate la musica di sottofondo, ma c'è Ginevra che sta guardando i cartoni. E niente, oggi volevo proporre una ricettina molto molto veloce e proprio da quarantena. Sono dei muffin fatti senza con l'acqua. Quindi c'è acqua, bicarbonato, perché ho finito anche le uova. Quindi è una ricetta proprio, vi ripeto, soltanto zucchero, acqua e olio. Io nella ricetta metterò lo zucchero di canna, ma se voi volete potete utilizzare lo zucchero di bianco tranquillamente, credo. È una ricetta che non ho mai fatto, la proveremo insieme, vi farò sapere al momento come sono questi muffin. E niente, spero che questa ricettina vi piaccia, che la facciate la potete fare tranquillamente in questo periodo, anche se non avete tutti gli ingredienti, quindi non dovete uscire assolutissimamente per prendere ingredienti. Appunto, io resto a casa, l'hashtag io resto a casa, che è molto importante per mettere fine a tutto questo periodo. E cos'altro vi volevo dire? Io sul canale ho fatto una ricetta simile, scusate se ogni tanto ballo ma vi tengo appoggiate e quindi ogni tanto ballate. Ho fatto una ricetta senza uova, sempre di muffin, se volete, se ricordo ve la linko, di muffin senza allo yogurt, però senza uova, quindi se vi può interessare potete andare a vedere anche quella versione nel caso voi aveste a casa anche lo yogurt. E poi volevo far vedere, scusate mi ballate sempre, che io metterò questo staccante per la teglia, ma sul mio canale, se mi ricordo sempre ve lo linko, trovate anche lo staccante per le teglie fatto in casa, e quindi vi lascio il link di quel video se vi può essere utile, oppure potete comunque semplicemente imburrare e infarinare la teglia dei muffin, anche perché avevo i pirottini di carta, li ho sempre, però l'ho voluto fare proprio proprio sulla teglia in modo semplice, proprio perché appunto non tutti hanno a casa i pirottini di carta, e quindi farvi vedere che in modo semplice riusciamo, e con niente, con quello che abbiamo in casa riusciamo a farli. Quindi io vi mando un bacio e vi lascio alla ricetta. Gli ingredienti sono 240 g di farina, utilizzato la 00, 10 g di bicarbonato, 200 ml di acqua, 140 di zucchero di canna, 100 di olio di semi, io se non erro quello di girasole, poi vabbè una spatolina, un cucchiaio, e non lo faccio neanche né con il bimby né con la frusta elettrica, perché voglio provare a farlo vabbè con la frustina o questa qua piccolina che utilizzavo quando Ginevra era piccolina per le sue pappe, è proprio per farvi vedere che appunto si riesce a fare in questa situazione dove questi dovrebbero essere gli ingredienti che più o meno abbiamo tutti in casa. Vabbè, se non avete lo zucchero di canna va bene anche lo zucchero bianco. Quindi iniziamo. Allora, nella ciotola della farina verso il bicarbonato. Sottofondo c'è Ginevra che guarda i cartoni. Inizio a mescolare. E poi verso lo zucchero di canna. E mescolo per bene sempre tutti gli ingredienti. Speriamo vengano buoni, perché in questo periodo sto avendo un po' di problemi allo stomaco, mi si è infiammata di nuovo la gastrite, vabbè sarà tutto lo stress, insomma tutto tutta questa situazione, anche se comunque riteniamoci fortunati perché appunto noi siamo a casa, stiamo bene e dobbiamo pensare positivo e siamo fortunati, insomma, però mi si è infiammata la gastrite, diciamo infiammata tra virgolette,
scusate il termine, insomma, datemi buono il termine, perché appunto non si sa il lavoro che fine farà, non si sa niente, quindi siamo un attimo, un po' di pensiero, un po' di preoccupazione ci sono. Comunque, versato, unito per bene, mescolato per bene la parte secca, ora vado a versare l'olio e l'acqua e mescolo fino ad ottenere, sarebbe da fare con due mani, però non ho come fare, dove appoggiarvi. E quindi mescolate per bene, ora verso anche l'olio, vi faccio vedere, poi mescolo bene e vi faccio vedere il risultato. Mettiamo anche l'olio e mescolo. Voi state cucinando? Raccontatemi un poco come state trascorrendo questi un poco questi giorni. Vediamo se vi riesco ad appoggiare così, ma non credo perché non ho nessun appoggio. Vi faccio vedere il risultato alla fine. Ecco, questo è il risultato bello cremoso, quindi vedete, voi spero che abbiate una frusta più grande, la mia si è rotta ma va bene anche in questa, ma potete farlo anche con un cucchiaio di legno. Ora prendo il mio stampo da muffin, li verso nella teglia dei muffin. Eccoli inseriti nella teglia, ora li metto in forno per 15-20 minuti a 170-180 gradi, ma anche 160, regolatevi in base al vostro forno che è sempre soggettivo. Vi faccio, ovviamente fate con la prova a secchino dopo 15 minuti e vi iniziate, vedete se sono cotti, se lo secchino esce asciutto sono pronti. Ora li mettiamo in forno. Eccoli qui, i muffin appena sfornati, ora sono bollenti, però hanno un bel aspetto, sono anche cresciuti, guardate, sono cresciuti con il bicarbonato, quindi ora dobbiamo vedere soltanto la prova assaggio e soprattutto se riuscirò a toglierli dalla teglia. Qui impiattati, non ho messo lo zucchero a velo perché a noi piacciono senza, ma se voi li volete li potete mettere, lo potete mettere. Ora Ginevra l'assaggia e vediamo cosa dirà, se le piacciono. Come sono? Buoni. Buoni? Pollice in su? Ok, pollice in su.